Bentornate a Cosa Bolle in Pentola. Io mi trovo qua in questa meravigliosa cantina in mezzo a salami di tutti i tipi, prosciutti con un piccolo paradiso. È un meraviglioso paradiso gastronomico con Luca, che è il proprietario insieme alla moglie dell'osteria di Fornio, sì. Qui tra Fidenza. Fidenza ai confini con Piacenza, però siamo ancora a Parma. Ma da quanto tempo stai facendo questo lavoro? Beh, da tanto? Che siamo qui in questa mm-hmm. osteria, è 14 anni, però che facciamo il lavoro praticamente da sempre. Mia moglie, che è la cuoca, è la chef, è un 20-25 anni che lavora con noi. E io invece sono nato in mezzo ai tavolini, come dico sempre, perché noi siamo di generazione di, certo, di ristoratori, certo. Quindi è da sempre che, certo. E che ci curiamo di ospitalità. Certo, Luca, qua vedo una miriade insomma di salumi, tra cui abbiamo anche la fortuna di avere questa meravigliosa cantina nel nostro locale, che ci dà la possibilità di poter selezionare e poter stagionare un po' più a lungo i prodotti che poi andiamo a scegliere, come i salami, i prosciutti, le coppe, che già sono sicuramente stagionati, però insomma darci la possibilità di cambiare aria, di stare qualche mese nella nostra cantina, gli cambia un attimino il gusto. E quindi è da anni che facciamo questo modo di stagionare i nostri prodotti. Tra l'altro vedo la mariola, voi la mariola sì. Non la fate stagionare, ma la usate, la usiamo esatto, questa è la mariola. Eccola. Che la usiamo però da fare il bollito, quindi si viene fatta bollita, poi servita con le mostarde, la salsa rossa e il purè, esattamente. Tipo il nostro cotechino, però proprio non viene fatta stagionare, viene mangiata, sì, insomma, a mo' di cotechino. Bene, allora noi adesso andiamo a trovare tua moglie che ci sta aspettando. Per le ricette. Grazie. Incontriamo allora Cristina, la chef dell'osteria di Fornio. Da quanti anni è che fai la chef, la cuoca? La cuoca o chef sono dal 96, quindi insomma sono un po' di 20, cosa sono? 96. Dunque 96, non sono brava Michela. 22 anni, visto che appena abbiamo finito, il supporto, esatto, il giovane sono, supporto sono che 22 è anni, sono 22 anni, ho iniziato con mio marito, mio marito è di famiglia di ristoratori, io facevo tutt'altro lavoro, poi dopo... Che lavoro facevi? Io lavoravo da un commercialista, facevo i conti. E poi mio marito invece aveva già un ristorante con la sua famiglia, che era il Giardinetto, che era che è famoso, un ristorante sulla Via Emilia. E poi piano piano mi sono innamorata di questo lavoro, quindi ho abbandonato lo studio, il lavoro precedente. E ti sei data alla cucina? Sì, con sì, una sì. squadra, tra l'altro ne parlavamo prima di donne, ma è arrivata una presenza maschile. Qualche mese c'è una presenza maschile. Che di solito ci sono... Se riesce a resistere a tutta la presenza di queste donne, magari è il primo uomo che parte mio marito, che vabbè lui non possiamo licenziare. Bene, quindi uno squadrone di donne in cucina con esatto, un unico uomo. Esatto. Allora, che cosa ci prepari, Cristina? Allora, come prima cosa facciamo questo antipasto, che è un tortino fatto con radicchio rosso invernale, e viene fatto questo soffritto, quindi si taglia la cipolla. Ok. Tortino quindi di radicchio. Un tortino di radicchio. Il radicchio viene fatto cuocere nel lambrusco, quindi è un tortino di radicchio cotto nel lambrusco con la ricotta vaccina, che quindi è una ricotta... La Michela mi dà una mano. Certo. Grazie. Quindi perfetto. Burro, cipolla. Un po' di burro, un po' di cipolla. Viene fatta rosolare. Io si può usare la cipolla, si può usare il porro, si può usare lo scalogno. Ok. Quindi si può a discrezione del gusto delle persone. Esatto, esatto. Poi si taglia il radicchio. La particolarità di questi tortini è che il radicchio viene fatto cuocere insieme al lambrusco, quindi risulteranno leggermente amarognoli per la presenza del radicchio e bruschini perché c'è la presenza del lambrusco, quindi verrà poi emulsionato insieme a una ricotta vaccina. Io uso la ricotta piacentina, che è più cremosa,
e il connubio risulta molto piacevole al palato. Al palato. Okay. E per renderlo ancora, diciamo, più delicato, lo servo con una fondutina fatta con il tosone e il parmigiano reggiano. Ecco, dopo parliamo del tosone. Adesso sì, vediamo un po' questi passaggi. È una ricetta che ti sei portata dietro dai suoceri, questa, o hai... Allora, sì, nel senso che sono tutte ricette che di sono famiglia. Di famiglia, sì. Mm-hmm. A differenza di alcuni anni fa, sono tutte ricette che vengono alleggerite, vengono presentate, certo, in un modo un pochino, diciamo, più moderno. Light, un po', sì, più... Sì. Se le hai un po', sì, riviste. Esatto, anche perché noi facciamo tipicamente una cucina del territorio, una cucina mm-hmm. tradizionale, prettamente stagionale, quindi utilizando i prodotti di stagione, però facendo una cucina tradizionale la presentiamo in un modo, cioè, diciamo, un pochino più moderno, mm-hmm. più attuale, certo, quindi alleggerendo nei condimenti, nelle, mm-hmm. nelle porzioni. Certo. Siamo, diciamo, un'osteria moderna, mantenendo la tradizione, però la presentiamo. È giusto anche un po' dare anche la propria impronta, no? Esatto. E poi stare un po' al passo con i tempi, naturalmente. Il radicchio viene completamente coperto con il lambrusco. Visto. Quindi il radicchio rimarrà rosso vivo e cuocerà piano piano con il lambrusco fino a quando, adesso dovrebbe cuocere per circa 20 minuti, mezz'oretta, okay, fino a quando non arriva ecco, a questa consistenza. Falla vedere a Tommy. Quindi viene messa poi nel contenitore, viene frullato, però deve rimanere di questa consistenza. Quindi il radicchio deve assorbire tutto il lambrusco, appunto per dargli questo sentore leggermente mm-hmm. bruschino di lambrusco. Certo. Ok. Okay. Allora, noi intanto qua lasciamo cuocere il nostro radicchio, la parte, esatto, finale, appunto questa che vi ha fatto vedere Cristina. Sì. Prendiamo la ricotta. Allora, ricotta, che hai detto prima. Quindi si prende... essendo a Forni, a Fidenza, siamo un po' con una cucina di confine, perché... Tra Parma e Piacenza. Perché a 3 chilometri... Cioè, siamo già nel Piacentino, mm-hmm. quindi noi preferiamo usare una ricotta piacentina, sì, che è una ricotta più cremosa rispetto mm-hmm. a quelle che invece sono abituate a usare a Parma. Quindi okay, si mette, allora, come tutte le ricette, soprattutto quelle tramandate dalla famiglia, si va a occhio, si questo. Va a occhio e a piacimento. Poi si assaggia. Di questa non vi do le dosi, dopo delle altre ricette invece, soprattutto con il gelato che faremo alla fine, lì le dosi devono essere precise, altrimenti sì, non vengono. Allora, va sempre a piacimento. A me piace abbondare perché il bruschino e l'amarognolo del radicchio mi piace molto, sono quei gusti. Quindi si amalgama facilmente, appunto perché la ricotta è molto cremosa. Io sale non ne aggiungo perché il l'hai radicchio già messo è già stato prima. Salato, esatto. Ah. E poi perché noi non può mancare a Parma una bella spolverata, cucchiaiata, di cioè annegato praticamente, sì, il parmigiano. Quindi insomma il parmigiano già ha il suo gusto. Quindi uovo. E un uovo, è perfetto, esatto. Allora l'uovo lo puoi mettere intero, sì, e quindi amalgamare in questo modo. Se mm-hmm. si vuole un tortino un po' più soffice, si può aggiungere il tuorlo, montare a parte l'albume e all'ultimo momento inserire l'albume mescolando dall'alto verso il basso, okay, e il tortino rimane leggermente più soffice. Mm-hmm. Altrimenti si amalgama tutto indistintamente. Mm-hmm. Resta soffice lo stesso. Sì, esatto, anche se esatto. Però tante quella volte è una... esatto, però alcune volte la gente preferisce soprattutto un attimino più soffice, però va benissimo anche così. Certo. Si prendono degli sformatini, ecco, si qua possono mettere in questi sformatini, si può anche fare addirittura una torta, quindi una torta okay intera e tagliarla a fette. Sì. L'importante è non riempirli fino in alto perché poi dopo escono, debordano. Sì. Esatto. Nel forno. Il quantitativo di radicchio poi va sempre a piacimento. Certo. Quindi anche il colore poi può cambiare a seconda di quanto radicchio, esatto, si mette.
Questi tortini si cuociono proprio come una torta, non vanno fatti cuocere a bagnomaria, okay, ma proprio inseriti come una quanto, torta. Quanto, intanto che vai a con Tommaso? Viene messo a 150-155. Mm-hmm. Per quanto tempo, per Cristina? 35-40 minuti. Ok. Intanto che le tortine cuociono, noi prepariamo la fonduta. Allora, guardiamo allora la fonduta. Come vi abbiamo detto prima, c'è dentro il tosone. Non so se tutti sanno cos'è il tosone. Il tosone praticamente è un residuo di formaggio, prendi il nome da tosatura. Esatto. Chi conosce il parmigiano reggiano è andata a vederla, sa che, esatto, il casaro cosa fa? Prende la cagliata, la mette in queste forme, in queste fasciere. Però la lascia lì qualche giorno, deborda, naturalmente giorno, la caglia diciamo, un giorno, esatto, deborda e viene praticamente tolto l'eccedenza. Sì. E quindi tosone, dopo ci sono le varie, sì, i vari modi di dire, e viene quindi tosato come ha detto, sì, quindi si chiama tosone. È un, formaggio, è un parmigiano, come si può definire? È un parmigiano non salato, un parmigiano, esatto, perché non è ancora stato messo in salamoia, quindi è molto delicato, è fresco, mi dispiace non averne perché l'abbiamo usato tutto per fare, certo, altrimenti comunque risultano. Sono delle fascettine, esatto, che vengono proprio tolte con il coltello, esatto, l'eccedenza. E per fare quella fonduta di tosone parmigiano viene usata la panna, mm-hmm, viene portata a ebollizione la panna, una volta a ebollizione si aggiunge il tosone grattugiato o spezzettato ed è il parmigiano fresco, okay, appunto perché deve rimanere molto delicata la, certo, fonduta. Mm-hmm. Si porta a ebollizione, poi si lascia riposare, poi si riporta a ebollizione, poi si lascia riposare, perché il parmigiano e il tosone si devono sciogliere piano piano. Pian piano e lentamente. E mm-hmm, fino a quando non arriva una consistenza così. Facciamolo vedere magari a Tommaso di là. Ok, perfetto. Perfetto, poi si aspetta la cottura dei tortini, e si può impiattare. Allora ci fermiamo un attimo perché a breve impiatteremo perché i tortini saranno già quasi cotti. Allora, Cristina, siamo pronte per impiattare. Andiamo. Con Michela. Sì, vai, facciamo Michela. Impiattare la Michela, diamo largo ai giovani. Esatto, allora, mettiamo sotto, spiega un po'. Si mette sotto questa là, quella fondutina di parmigiano e di tosone. Ok. Intanto si rovescia il tortino. Mm. Che meraviglia. Adesso è agitata, Michela, ma è bravissima. No, ma no, non si deve agitare. Oggi ho imparato a fare un tortino, adesso proverò a farlo anch'io a casa, forse è meglio che mangiarmelo qua. No, ma poi questo qua, questo qui è molto semplice e lo possono mangiare anche chi non è chi è intollerante al glutine. Certo, ed è molto delicato perché... Sì, gli ingredienti fondamentalmente sono, vabbè, formaggi. Sì. Esatto. E naturalmente verdura. E come tocco finale viene guarnito, queste sono delle foglie di radicchio che vengono passate in un padellino con appena appena un po' di burro, leggermente salate, e il tortino è pronto. Ecco qua il tortino pronto per essere assaggiato da noi tre, io, Manuele e naturalmente Tommaso. Ci vediamo tra poco. Allora, secondo piatto c'è cioè questo meraviglioso guancialetto. Sì, ed è il guancialetto di maiale, sì, al forno e con le cipolle rosse caramellate. Okay. Ho presentato questo perché è il nostro piatto del Buon Ricordo. Mm-hmm. Noi facciamo parte appunto del ristorante del Buon Ricordo, che è questa associazione del 1964. Di Dino Villani, è stato lui a inventare... il piatto del Buon Ricordo proprio per tenere alte quelle che sono le eccellenze gastronomiche, esatto, naturalmente di ogni territorio, quindi questo, esatto, è, e questo appunto è un piatto che lo onora, esatto, voi e lui, esatto, e infatti i guancialini di solito vengono presentati in stracotto, noi invece li presentiamo arrosto perché qua in campagna si facevano così, okay, venivano fatti arrosto, quindi questa è una ricetta semplicissima, vengono fatti appunto in forno con olio, rosmarino,
cumino e aglio e vengono appunto messi a cuocere per circa un paio di ore. Ok, invece adesso facciamo come caramellare le cipolle. Pochissimo olio, perché appunto, come dicevamo prima, cerchiamo sempre di alleggerire le cipolle. Scusami Cristina se ti ho interrotta, che cipolle usi? Allora, una cipolla particolare da usare si può usare tutto? Io uso le cipolle rosse perché sono quelle più indicate appunto per essere caramellate, anche se a Parma dovrei usare la dorata di Parma, però la dorata di Parma per fare questa cosa non è fattibile. Si adatta tanto. Esatto. Queste qua invece sono rosse e vengono da Bologna, quindi non è una qualità... è sempre un po' in zona emiliana, ecco. Esatto. Le cipolle vengono salate immediatamente perché così fa subito la sua acqua. Vengono spadellate. Sì. Li devono cuocere un po', no? Sì, ma anche neanche tantissimo. Okay. Viene quando vediamo che le cipolle iniziano a friggere e iniziano a fare appena appena un po' della loro acqua. Sì. Al massimo ce ne mettiamo appena appena noi se. Aggiungi? Si aggiunge lo zucchero. Zucchero. E si fa caramellare. E si fa caramellare. Ok. Ecco, sono passaggi questi dove dovete stare un attimo attenti perché altrimenti bruciate tutto con il caramello. Esatto. Però è importante che lo zucchero caramelli separatamente dalle cipolle per poi unirle. Ok, quindi si caramella da una parte della... Sì. Della padella. Adesso in questo caso queste cipolle non hanno fatto tantissima acqua, di solito sono più acquose. Lasciano andare un po' più acqua. E dopo quando il caramello è fatto... Si iniziano a mescolare, si mette un aceto. Questo che aceto è? È aceto balsamico. Ok. E quindi li si lasciano cuocere? E si lasciano cuocere anche queste per un quarto d'ora, 20 minuti. Ok, perfetto. Fino a quando il risultato è Facciamo questo qua. Facciamo vedere. Il risultato finale è questo qua. È questo. Ecco qua. Quindi queste sono le cipolle caramellate che accompagneranno il nostro guanciale di maiale. Ci vediamo tra poco. Allora, siamo pronti per ripiattare. Siamo prontissimi, sì. Abbiamo fatto scaldare naturalmente il guancialino. Una volta cotti devono cuocere circa 2 ore a 150-155, quindi non a una temperatura altissima. Vengono messi poi sul fuoco per far restringere, diciamo, il suo sugo di cottura. E quindi si prende il guanciale, in questo caso così. Michela, se intanto mi vuoi mettere le cipolle... Quello è il risultato finale. Questo è il risultato finale. Che avete visto prima, adesso qua le abbiamo lasciate su perché devono cuocere. Devono cuocere piano piano. Una base di cipolle caramellate. Da parte cipolle caramellate, E la carne del guancialetto è molto tenera perché viene cotta appunto piano piano in forno. Si è adatta benissimo sì, con il maiale. Poi i guanciali cotti così al forno risultano anche meno grassi, risultano proprio più una carne molto più magra. E voilà. Adesso la porzione qua è un po' piccolina, però gliene do un po' di più al ristorante. Quella è una porzione che va bene per me. Mangio di tutto poco, ma di tutto. Ecco fatto. Si mette un goccino di sugo e si serve. Piatto pronto per essere assaggiato da noi. Ci vediamo tra poco. Allora, hai già iniziato Cristina a tagliare le pere perché è gran finale con... Non poteva esserci in questo gelato. Esatto, siamo a Parma. Esatto, Parma. Quindi un gelato al parmigiano che naturalmente abbiamo già preparato per motivi poi per la tempistica. E viene presentato con una tartare di pere de cane, che sono queste pere molto dolci e
e corpose, sì. Il gelato al parmigiano, visto che siamo a Parma, quindi è uno dei dei cavalli di battaglia. Viene fatto con un litro di latte, sì. 200 di panna. E sì. 300 di parmigiano reggiano, in questo caso uso un parmigiano reggiano più stagionato perché gli deve dare un po' di consistenza. 200 di zucchero e 50 di destrosio. Viene fatto appunto riposare una notte e il giorno dopo viene appunto messo, noi abbiamo una vecchia Carpigiani, quindi usata la Carpigiani. Se per caso in casa si volesse fare, viene la, diciamo, questa miscela può essere congelata in cubetti e poi diciamo mantecata in una planetaria abbastanza robusta, quindi si riesce, non si avrà questa cremosità, però il gusto, certo, si può benissimo fare anche a casa. Questa tartare noi la presentiamo appunto con la tartare di pere de cane, con il gelato, e viene servito con il mosto cotto. Il mosto cotto viene fatto con il mosto di uva che viene messo a bollire fino a quando non si riduce di un terzo. Mm-hmm. E quindi alla fine si mette un decoro, perché la presentazione vuole anche il decoro. Bravissime, molto bello, molto scenografico e sicuramente molto buono. Adesso io me lo assaggio, ci vediamo tra poco. Brindisi finale, che cosa hai scelto? Ho scelto un metodo classico rosé, visto che la presenza femminile è maggiore e di solito rosé piace più alle donne, quindi ho scelto io il vino hai che mi piace. Tu fai tutto tu. E grazie. Viva le donne. Sì, esatto. Però si è materializzato un altro sì, uomo. Sì, sì, sì. Speriamo che sia il futuro dell'azienda. Perché è mio figlio. È sì, Lorenzo. Sì. No? È Lorenzo, mio figlio. Sta studiando, però ci aiuta nel ristorante e speriamo in sala, sì, sì. Anche se è molto bravo anche in cucina. Quindi potrebbe avere un futuro come chef. E cioè, vi devo raccontare questo perché prima la moglie ha detto: hai finito tutti gli esami, perché lui è bravissimo all'università, quindi lui ha detto: sì, devo ripagare i debiti con i miei genitori. E questa frase mi ha fatto veramente molto, molto piacere, quindi viene ad aiutare loro qui nel ristorante. Bene, allora grazie a voi. Grazie. Io vi do appuntamento lunedì prossimo alle ore 20:30, il canale L'80, Cose Bolle in Pentola, Cremona 1. Ciao. Grazie, a tutti, ciao. Ciao, prosi. Il piatto, un attimo, perché non abbiamo parlato ancora del maialino, no? È il secondo piatto, no? Sì. Non abbiamo detto niente di questo. Non abbiamo detto niente. Ok, no, perché sono un po' arterio io, sono anziana.